Oggi è il compleanno di Robert Wilson, premio Nobel per la fisica, per aver scoperto, per caso, niente meno che la nascita dell'universo. Come sappiamo, ogni scoperta ha molti genitori e questa storia è solo l'epilogo di un percorso molto più lungo che è durato 40 anni. La teoria del Big Bang, infatti, iniziò a circolare intorno agli anni 20 del secolo scorso e, pur essendo molto convincente dal punto di vista teorico, aveva bisogno di prove sperimentali. Molti anni dopo, nel 1964, due giovani ricercatori, il nostro Robert Wilson, appunto, e Arno Penzias, stavano utilizzando una grande radioantenna di proprietà della Bell, la compagnia telefonica, che avrebbe permesso di captare per la prima volta i segnali mandati dal primo satellite per le telecomunicazioni lanciato dalla NASA 4 anni prima. C'era però un piccolo problema. A qualunque ora del giorno e della notte, in qualunque stagione e in qualunque punto del cielo, l'antenna continuava a captare un fastidioso rumore di fondo che rendeva impossibile qualunque esperimento. Con una pazienza davvero certosina, i due giovani ricercatori si misero a controllare tutta l'antenna, dai circuiti elettrici alle centraline, smontarono, pulirono tutti i fili. Addirittura i due giovani ricercatori si arrampicarono sull'antenna per pulire quello che in gergo è noto come materiale bianco dielettrico e che tutti noi invece conosciamo come cacca di uccello. Rimossero due nidi di piccioni che, almeno per un po', furono ingiustamente accusati di essere i responsabili di questo sibilo persistente. Dopo averle provate davvero tutte, si misero in contatto con un radioastronomo del MIT che disse loro di contattare la vicina università di Princeton dove lavorava il celebre professor Robert Dicke. Il professor Dicke ascoltò con pazienza tutto quello che i due giovani ricercatori gli raccontarono al telefono e non appena ebbe messo giù la cornetta, rivolgendosi ai suoi collaboratori, disse: "Ci hanno rubato lo scoop." Dick aveva infatti capito tutto. Si trattava di un caso eclatante di serendipità, di scoperta per caso. Wilson e Penzias, infatti, stavano ascoltando la radiazione cosmica di fondo che un astronomo russo aveva previsto già 20 anni prima come conseguenza del Big Bang. Radiazione cosmica che stavano cercando anche Dick e il suo gruppo. Poco dopo uscirono due articoli, uno di Penzias e Wilson, che raccontavano l'accaduto e descrivevano il fenomeno sperimentale, l'altro del gruppo di Dick, che di fatto contestualizzava l'accaduto e ne spiegava la natura. Nel 1978 Wilson e Penzias ricevettero il Nobel per la fisica per aver captato delle microonde che risalivano ai primissimi istanti del nostro universo, per essersi avvicinati come non mai all'inizio del tutto, mentre Dick e il suo gruppo dovettero accontentarsi di qualche pacca sulla spalla. Ora, al di là del fatto che si potrebbe riflettere molto su questa serie di eventi, possiamo comunque riflettere sul fatto che l'1% di tutti i disturbi elettrostatici è dovuto alla radiazione cosmica di fondo. Così, potremmo dire che quando la TV non prende bene un canale, in realtà ci sta mostrando la nascita dell'universo.